E la cosa che coglievo dalle presentazioni di oggi è il fatto che c'è un punto comune, cioè ci sono, diciamo, tutte le esperienze che sono state presentate portano a dei punti fermi, che sono il fatto che i defibrillatori devono essere diffusi, ma che deve essere diffusa la cultura della defibrillazione, altrimenti senza la quale non può succedere che una persona, anche se c'è il defibrillatore, lo prenda e lo applichi. Quindi abbiamo qui oggi dei portatori della cultura a livello di mass media e credo che questa sia la frontiera più importante da spingere nei prossimi anni, per arrivare a quei punti che sono stati messi in evidenza da entrambi i relatori, cioè il fatto che se si arriva in tempi brevi si può salvare. Sul fatto che se invece allunghiamo i tempi non troviamo neanche più la fibrillazione ventricolare, che non vuol dire che non ci sia stata, vuol dire semplicemente che siamo arrivati tardi e questo dipende dalla nostra capacità di attivare, di guardare, di osservare, di capire e di attivarci. Vedete che sono tanti processi e che sono tutti dipendenti da un aspetto culturale. Quindi, se devo dire, quello che abbiamo oggi è una serie di progetti che si basano su punti fermi, che corrispondono al fatto di avere defibrillatori e l'esperienza giapponese ci ha dimostrato che più defibrillatori abbiamo, più vite salviamo. Siamo arrivati ad avere una comunità che ha decuplicato il numero dei defibrillatori e ha quadruplicato la quantità di persone salvate per defibrillazione ventricolare. Quindi questo è un dato incontrovertibile. La defibrillazione è il primo momento e quello che può portare a salvare veramente delle vite se fatta precocemente. A questo punto bisogna portare culturalmente questo discorso a livello di tutti e conseguentemente liberalizzare l'impiego dei defibrillatori. Il decreto nasce dalla mancata realizzazione del percorso della legge che doveva uscire. C'è stata una scelta fatta nel 2010 dal ministro Fazio, vedendo svanire gli sforzi per realizzare la legge per la scarsa capacità che aveva il nostro Parlamento in quel momento di legiferare. Ha preferito di corsa cercare di fare questo decreto per non perdere soprattutto i fondi che scadevano a dicembre. Questa è la vera ragione per cui si è fatto di corsa questo decreto e questo decreto è tutto fuorché perfetto, tanto che ci sono anche alcune incongruenze interne, cioè nel titolo c'è scritto defibrillatori automatici, che vabbè, ci sono vari errori. L'errore è dato da come è stato realizzato. È stata di fatto una legge portata all'interno di un decreto, il decreto è stato posto a valutazione delle regioni di corsa. L'unico peraltro livello regionale esistente come confronto su questa materia a livello nazionale è il gruppo interregionale 118, cioè a livello nazionale esiste un'organizzazione dei 118 che per necessità operative sono tra di loro coordinati e operano in rapporto col Ministero in modo unitario attraverso un loro organismo ed è stato quell'organismo che in due sedute ha dovuto velocemente verificare quello che era stato scritto dal Ministero e cercare di mandarlo avanti e per vedere di non perdere 8 milioni di finanziamento. Aggiungo che recentemente, la scorsa settimana, è arrivato la nota del Ministero che ci dice come procedere per richiedere i finanziamenti, anche questo sarà un'ulteriore nota che purtroppo non ci consentirà di essere, non dico perfetti, ma di riuscire a raccogliere tutti quelli che sono le istanze dei soggetti che operano in questo settore, perché ci pone come vincolo, dalla presentazione dei progetti per il finanziamento triennale il 31 luglio 2011. Adesso solo per raccogliere firme per i progetti non è una cosa facile e quindi dalla prossima settimana cominceremo il percorso per costruire i progetti per portarci a casa un po' di finanziamenti. Ripeto che nella regione Emilia-Romagna sono circa 13 centesimi per abitante. Molto velocemente anche che cosa c'è scritto
nel decreto. Nel decreto, innanzitutto, il decreto nasce a livello nazionale con la volontà, sottolineata più volte sia dagli assessori che dal ministro, di mettere ordine in un sistema che in Italia non è tutto come Piacenza e non è come l'Emilia Romagna. Noi abbiamo molti posti dove abbiamo montagne di defibrillatori fermi, ma nessuno che li usa, li sa usare o sa che esistono. Quindi esiste una necessità nazionale comunque di tentare di mettere ordine senza, come diceva il mio vecchio maestro, mettere le braghe al sistema. Cioè, si tenta di avere un minimo comune su tutta Italia e questo minimo deve dare valore a questo percorso, ma sicuramente non bloccarlo. I finanziamenti peraltro posso finanziare solo quattro voci. Uno è ovviamente l'acquisto dei defibrillatori, la seconda è la formazione, la terza è la manutenzione, che è obbligatoria, per cui le regioni sono responsabili complessivamente della programmazione, ma anche di garantire che il sistema funzioni, e l'altro è l'informazione ai cittadini. Quindi è finanziato e siamo obbligati comunque a prevedere una forma di informazione ai cittadini. E non sempre le leggi siano compatibili per far sì che tra regione e regione ci si comprenda e si riescano a fare le stesse cose. Il 118 non è geloso, il 118 agisce semplicemente in base a una normativa che è quella della propria regione. I costi di 2.500 euro... Ora io non ho fatto i conti per ogni singolo vabbè, 2015 viene abbastanza... Tutto il 118 lavora, perché è tutto personale dipendente quello che fa i corsi, a 25,82 euro all'ora come costo di docenza. Credo che ci siano organi riconosciuti tra l'altro all'interno del documento nuovo, quindi della legge, che operano con dei costi molto superiori. Quindi quei 2.500 euro credo che li facciano normalmente a 25,82 euro all'ora ogni docente, non mi sembra un costo drammatico ed eccessivo. Per quanto riguarda invece il fatto di trovare dei momenti di sviluppo per agire più in fretta, siamo d'accordissimi. Assolutamente, si sposano delle porte aperte, non si può andare però al di là delle leggi e delle normative che ci sono. La SIS 118 è iniziato nell'ottobre scorso, nel settembre dello scorso anno, una ricognizione proprio, e il dottor Furgani ha cominciato a dare dei dati, ne do degli altri. Il 60% delle centrali operative che ha risposto non è a conoscenza, se non in una minima parte, di quelli che sono distribuiti sul territorio i defibrillatori. Per cui arriviamo ad avere una conoscenza approssimativa di circa 10.000 operatori, e potrebbero essere molto di più, ma il sistema non lo sa, non lo conosce. Arriviamo ad avere 800 defibrillatori sul territorio italiano, ma non è vero, perché saranno sicuramente di più, ma le centrali operative, per quelle che hanno risposto, non ne sono a conoscenza. Quindi sicuramente c'è da fare un percorso all'interno della società per diffondere ancora di più il messaggio. Un incontro e un motivo di integrazione con associazioni che promuovono questo sicuramente, ma non si può dire che il 118 sia geloso di queste cose. Vi ringrazio. Prima di dare la parola al professor Capucci, che oggi scalpita come sempre quando sente parlare di burocrazia, perché non può che avere ragione, io volevo chiedere alla dottoressa Rossi, è scappata ma ve lo chiedo lo stesso, magari mi rispondi da là. Ha parlato di leggi, non possiamo fare oltre delle leggi, ci sono le leggi e dobbiamo rispettarle. Il professor Capucci ha fatto tutto senza una legge, quindi se si vuole si può, cioè volere è potere, ma nella realtà è così. Se però ognuno di noi continua a dire io devo fare quello che mi dice l'altro, la legge non me lo dice o mi dice un'altra cosa, ci inchiodiamo, ci fermiamo e non andiamo davanti. Il rispetto della legge secondo me è il presupposto civile su cui dobbiamo operare. Ognuno poi prende delle responsabilità relativamente alle deroghe di queste cose, sicuramente il professor Capucci l'ha fatto e tanto di cappello, ma non si può pensare pubblicamente di asserire che dobbiamo andare fuori dalle leggi. L'ultima cosa è quella di vedere il 118 ai limiti della gestione della defibrillazione precoce, perché sarebbe come dire che le forze dell'ordine, le forze di sicurezza dovrebbero non gestire una parte della sicurezza sul territorio. È impensabile e non verrebbe in mente a nessuno di dire una cosa del genere. Quindi non si può pensare che il 118 sia ai limiti di questo percorso, sicuramente dove tante associazioni stanno facendo moltissimo e dove comunque bisogna trovare dei punti di incontro. Professore, vede, lei ha posto proprio l'accento sul
problema che è venuto fuori nella sua interezza. Le faccio un esempio, mi sembra 2 o 3 anni fa. Una persona cade, colta da morte improvvisa, a 30 metri dal pronto soccorso. Dall'interno si sente una voce che dice: non posso uscire, il defibrillatore è lì, non viene utilizzato, nessuno esce, la persona decede. Questo io credo che la persona che non è uscita non è stata condannata perché ha agito secondo le regole. In effetti presidiava pronto soccorso con tante responsabilità. Ecco, io personalmente non avrei fatto così. Io sarei uscito col defibrillatore pur presidiando il pronto soccorso. Ma perché? Non per un interesse personale per andare dopo a essere intervistato, ma perché mi interessa di più la vita di un'altra persona. Io ho fatto il medico per quello e se mi trovo davanti a una situazione in cui posso salvare una persona, metto tutto me stesso per quello, anche dovessi morire, perché fa parte del mio credo. Allora, con questa premessa, quando si parla di 118 non si vuole buttare la croce sul 118, assolutamente, cioè quello che noi vogliamo è trovare un sistema per salvare queste persone che necessitano di un intervento in 5 minuti. Allora, il 118 deve rendersi conto che col suo intervento in 5 minuti non ci arriva, non c'è niente da fare, quindi e questo è un punto fondamentale. Una volta che ci si rende conto di questo, possiamo collaborare, fare delle cose bellissime insieme, ma non si può pensare che uno continua a dire io sono portatore dell'intervento, quindi sono io che decido, eccetera. Questo sappiamo che a livello politico ha delle implicazioni e le leggi risentono di questo, ma a me medico personalmente non interessa questo, per cui benissimo, c'è una legge, c'è questa legge, perfetto, ci saranno le varie regole che sono cambiate, benissimo, però state tranquilli che se io sono in una zona e mi prendo io la responsabilità, ma l'intervento cerco che sia fatto entro 5 minuti, perché so che è quello il tempo necessario. Allora, per fare questo non si può partire dalle ambulanze di nuovo, torniamo all'epoca della Grande Guerra, cioè qui siamo davanti a una situazione che o ce l'hai lì, intervieni o niente. Allora, che il 118 faccia parte di questo e sia quello che istruisce, che aiuta, benissimo, però l'istruzione alla fine, se vogliamo ottenere un risultato, deve essere quella, un cartoncino di 3 mosse inserito nel contenitore del defibrillatore, riga, cioè tutto ciò che è 2.500 euro di spesa per tutti a fare il corso BLS, ma lei prenda un qualunque laico bravissimo, smart, gli fa un bellissimo corso di 4 ore, 6 ore, quello che è, tre anni dopo si trova a dover fare una reanimazione, lei crede che se lo ricordi? Assolutamente no. Quello probabilmente chiunque che venga sottoposto a un battage mentale se lo ricorderà. Probabilmente, come tante volte, si tratta semplicemente di mettersi a parlare e capirsi. Non escludiamo che un progetto di questo tipo faccia parte del nostro sistema, nessuno credo, perché sarebbe veramente sciocco culturalmente e anche umanamente. Quello che sto difendendo come sistema e come società è il fatto che progetti di questo tipo non siano a conoscenza del sistema, che è diverso. Per cui un sistema di allertamento immediato nel momento in cui viene preso il defibrillatore ed utilizzato, secondo i criteri possiamo metterci lì e vedere se è più utile fare un progetto di questo tipo o un qualche cosa di diverso, va benissimo. Ma il sistema non può non essere a conoscenza che lì si sta utilizzando un defibrillatore e chi lo sta utilizzando. E quindi penso che il punto d'incontro sia poi fondamentalmente quello, perché finito di usare il defibrillatore deve arrivare la LS, se non arriva la LS il defibrillatore ha fatto quello che ha potuto, ma la catena non continua. E allora quanto prima allertiamo il sistema, quanto prima il sistema interviene. Però è anche vero che quando arriviamo tardivamente troviamo le assistorie, troviamo le dissociazioni elettromeccaniche.
Quando arriviamo tardivamente troviamo assistolie, dissociazioni elettromeccaniche, troviamo situazioni in cui il defibrillatore non lo possiamo più utilizzare, no? Come è stato dimostrato. Quindi l'arrivare prima è il punto primo, dopodiché ci sono gli altri punti per questa cosa. Ma il punto primo è arrivare prima e applicare il defibrillatore. Dobbiamo avere in mente questo, dopo tutto il resto sono d'accordissimo, la CLS ci vuole, l'ambulanza attrezzata, il 118 che arriva, perfetto, ma prima se non abbiamo trovato la fibrillazione ventricolare, quella persona l'abbiamo persa. Io credo che ci sia stato un bel documento che hanno fatto la società italiana di 118, le società di emergenza, i cardiologi, a Napoli, credo nel 2004 se non erro, che ha messo a punto quelle che sono le linee guida comuni, io chiedo scusa ma non riesco a gestire tutti e due, sono le linee guida comuni per l'arresto cardiaco e per lo STEMI. Io credo che se si promuovesse un momento di incontro clinico-scientifico anche su questo argomento, forse troveremmo veramente il modo, il punto coagulante. Allora, prima di andare dal Turvigna c'era una domanda e pregherei di fare la domanda. Non vuole riconoscere personale formato che sa usare defibrillatori, mi rivolgo anche a lei. Quando io, cittadina, io non sono né una addetta ai lavori né personale, né medico né infermiere né nient'altro, so come si utilizza un defibrillatore e non ho fatto un corso perché comunque è semplicissimo, mi trovo a vedere una persona che è stata colta da, diciamo, un arresto cardiaco, chiamo il 118, il 118 non vuole sapere, è a conoscenza del fatto che sul mio territorio ci sono dei defibrillatori dislocati, ma comunque non allerta il personale addetto ai lavori in quel luogo, allerta l'ambulanza, e questo vuol dire non volere riconoscere il personale formato. A me, ad esempio, delle leggi, purtroppo, in questo caso, come dice il dottor Capucci, non mi interessa, perché io nel momento in cui a volte mi capita di avere il defibrillatore in macchina, mi fermo e lo utilizzo. A noi, come comitato 60.000 vite da salvare, ci hanno vietato di partecipare ad una manifestazione podistica quando ci siamo offerti come volontari per fare soccorso con un defibrillatore, perché ci hanno detto che andavamo fuori contro la legge, eravamo passivi di denuncia. Per evitare di fare polemiche, vabbè, noi abbiamo partecipato al di fuori, ma io, se avessi visto una persona colta da infarto, da malore, cioè non da infarto no, da arresto cardiaco, io intervenivo. Poi voglio vedere se una persona ha il coraggio di denunciarmi. 30 secondi. Allora, una replica velocissima, 30 secondi, dottor Vigna, poi c'era un'altra domanda e poi andiamo da Stefano Nani. Allora, innanzitutto credo che il dibattito sia interessante, bisognerebbe farne più spesso, anche perché si chiariscono molte cose e anche il pubblico, a chi interviene, chi ascolta, credo che sia estremamente importante sapere in profondità che cosa succede nel nostro mondo. Però alcune cose vorrei un attimo sottolinearle per dare fiducia che questo percorso, anche con la legge che è uscita, sarà un percorso virtuoso. Innanzitutto sottolineo un aspetto fondamentale. Noi al sistema sicuramente non vogliamo mettere le braghe, se non altro perché i maestri del lavorare senza la norma è il 118. Siamo andati avanti 10 anni senza nessuna norma, ci siamo inventati il modello e il modello è stato poi recepito successivamente dalla legge, perché le leggi di solito operano in questo modo. Gli ultimi 15 secondi a raccontare cosa vogliamo fare sinteticamente noi come regione. La legge è fatta per l'Italia, non si poteva evitare che alcuni elementi sulla formazione fossero in qualche modo sottolineati, perché in alcune aree, e qua va ricordato, chi fa formazione, soprattutto in alcune aree, fa una formazione
che è legato ad una realtà molto speculativa, legata a degli aspetti che non sono virtuosi, quindi la legge serviva. Noi come regione faremo in modo, e questa è una certezza, sia ovviamente di rispettare la legge, vorremmo portarci a casa il finanziamento, perché questa è una cosa importante in questo momento, avere finanziamenti oggi è fondamentale, ma sono assolutamente sicuro che non ci sarà mai una volta in cui il percorso dei defibrillatori laici verrà interrotto, perché questo è irragionevole, ma non è nelle cose. Noi l'abbiamo sempre favorito, le nostre centrali sicuramente saranno centrali che accompagnano questo percorso. L'impegno mio, e posso assumere anche a livello del servizio in cui lavoro, sarà di ascoltare sempre, comunque continuare quelli che sono i suggerimenti, ma sicuramente anche di dare valore alla vostra esperienza, sapendo che dalla unione di queste esperienze, dal fare le cose assieme, si hanno dei risultati di valore. Siamo di corsa, l'ultima domanda. Leggo nella legge che questo non è vero, cioè leggo che in via prioritaria le ambulanze devono essere dotate di defibrillatori semiautomatici. Io sono basita, vorrei sapere, credo che i cittadini tutti abbiano diritto di sapere quante possibilità hanno che l'ambulanza che mi andrà a soccorrere sia dotata di defibrillatore. Non so se... Posso parlare come Emilia Romagna, è ovvio che io parlo come Emilia Romagna, come il resto d'Italia. Noi, come diceva prima il presidente dell'ANPAS, abbiamo questo strumento unico in Italia che è l'accreditamento, che stabilisce i requisiti minimi sia delle ambulanze di soccorso, che normalmente nel resto d'Italia ce l'hanno, ma il problema sono le ambulanze di trasporto, quelle che fanno i trasporti interospedalieri, che a volte non ce l'hanno. Noi nel 2009 abbiamo normato, obbligato, ed esiste a bordo delle ambulanze anche per il trasporto, il defibrillatore. Il problema si pone, ripeto, in alcuni ambiti del nostro territorio. Nel resto d'Italia non esiste un censimento, a pelle si può dire che i mezzi che fanno emergenza, che sono forse un po' meno di quelli che fanno il trasporto ordinario, ne sono dotati. Poi in realtà i mezzi di emergenza 118 buona parte hanno attrezzature molto più sofisticate del defibrillatore, le automediche, esiste una rete, esiste tutto un sistema, esistono i multiparametrici, non c'è solo il defibrillatore, ovviamente sono attrezzature molto più complesse. In altre parti d'Italia io direi che sostanzialmente il soccorso esiste, ma nel trasporto è veramente un'area poco conosciuta e lì ho i dubbi che sia a livello nazionale così diffuso. Da noi comunque esiste ed è consolidato. Aggiungo un dato io. Grazie. Tutte le ambulanze sono mezzi di soccorso. Il buco probabilmente da colmare in maniera importante è quello dei mezzi di trasporto, cioè ambulanze che vengono utilizzate per trasportare tranquillamente una persona a fare una visita, quelle probabilmente non sono dotate. Certamente i mezzi che utilizziamo in fase di emergenza, chiaro, sì. Questo rispondo per Genova. Se la Rita ha qualche dato in più sul Piemonte, io non li so. La prego veramente 30 secondi perché siamo in super ritardo. Allora, i dati che abbiamo raccolto dalle centrali che ci hanno risposto di tutta Italia, quindi è che solo l'86% dei mezzi di soccorso dove c'è presente l'infermiere ha il defibrillatore, quindi vuol dire che il 14% non ce l'ha. E il 63% dei mezzi invece del volontariato, dei mezzi di soccorso in forma continuativa, vuol dire che gli altri non ce l'hanno ancora.